cosa differenzia un panettone artigianale da uno industriale? Allora, la prima cosa logicamente è che non ha conservanti, non ha emulsionanti, non ha monodigliceridi, è un prodotto industriale, si sa benissimo che viene fatto nell'estate per poi essere messo in vendita a Natale. Qui invece si parla di un panettone che logicamente non ha una lunga durata, un mese, due mesi al massimo, però noi lavoriamo sotto Natale, cioè cerchiamo di dare il prodotto più fresco possibile per riuscire ad avere un prodotto di eccellenza. Per quanto riguarda gli ingredienti, ma anche le fasi di produzione, cambia qualcosa? Logicamente è la manualità, qui siamo artigiani e viene fatto tutto a mano, nell'industria sicuramente viene tutto automatizzato, ma già dalla gestione del lievito madre, perché qui si sta parlando di panettoni con il lievito madre, non con semilavorati. Qui il vero artigiano parte dal lievito madre dalle 70 ore prima fino ad andare in forno dopo aver fatto la gestione del lievito. Qui a che fase siamo della produzione di un panettone? Allora, qui abbiamo fatto il secondo impasto, perché abbiamo il primo impasto serale, poi il secondo impasto la mattina, dove aggiungiamo gli ultimi ingredienti come il tuorlo, il burro, e poi dopo un'oretta di riposo al caldo andiamo a fare le pizzature e poi la pirlatura per poi andare a metterlo nel pirottino. Generalmente siamo alla fase finale, l'ultima fase è la lievitazione, che è circa 6-7 ore, e poi va in forno. A quel momento lì, dopo cotto, viene capovolto perché non ricada, e insacchettato il giorno dopo, che si parla di una lavorazione che ha 2 giorni e mezzo dall'inizio al sacchetto di cellofa. Vedi? Cioè andiamo. Questa è la pirlatura. A tornire l'impasto per dargli più forza e la forma giusta per poi andare nel pirottino. Questo si chiama pirottino, è proprio il vero nome tecnico. Qui che avviene poi l'ultima fase di lievitazione, giusto? Allora, viene fatta un'ulteriore pirlatura e andiamo nel pirottino. Questo è il panettone finito da mettere al caldo, 28 gradi. 80 gradi di 80 percentuale di umidità, 6-7 ore di lievitazione. Arriviamo a circa 3 quarti del pirottino e l'ultima lievitazione la fa in forno. Cioè quando noi arriviamo a questa altezza qui all'incirca, lo mettiamo in forno. Siamo vicino a Natale e si parla del panettone. Il panettone è il prodotto simbolo del Natale. Sono venuto a trovare un mio carissimo amico prima di essere collega per parlare un po' di questo prodotto, perché non è un prodotto tipico pratese, però a Prato devo ammettere che c'è un bel prodotto, cioè il panettone dei pasticceri pratesi. Ci sono molti prodotti d'eccellenza e questo magari grazie anche a Luca, insomma, che è stato uno degli artefici della nostra importanza della pasticceria, vincendo un campionato del mondo,
portando magari Prato anche al di fuori del confine. Ma pasticceria Frasese, ma io mi ricordo mai 30 anni fa, 35 anni. Perché anche di più. Anche 40 anni fa, eravamo giovanissimi e avevamo voglia di fare, quindi era già un gruppo dove a quell'epoca lì, appunto 40 anni fa, si cercava la differenza, quindi si cercava la qualità in tutto quello che è ovviamente la pasticceria. Per quanto riguarda il panettone, devo dire che sì, c'è stata questa esplosione, è diventato un prodotto internazionale. Cioè, ormai noi si parla ovviamente, parlando di Prato, sì, parlando di Prato, tutte le pasticcerie di Prato lo fanno, quindi ognuno ha le sue scelte, ognuno fa le sue ricette, però alla fine tutti si va a cercare la materia prima, quindi nasce dalla qualità della materia prima. Purtroppo il prodotto meriterebbe di mangiarlo tutto l'anno, perché è un peccato, perché noi abbiamo questo periodo breve. Luca, io tu lo sai, sono un amante del panettone tradizionale, per me il resto è tutto. Io se devo portarlo a casa porto il panettone, però voglio sapere, te hai fatto qualcosa di nuovo? Allora, se devo portare anch'io un panettone a casa lo porto tradizionale. No, ma i profumi che trasmette il tradizionale, gli agrumi, la vaniglia, penso che... Poi è ovvio che per stare sul mercato bisogna avere delle proposte, noi ne facciamo anche troppe, perché siamo arrivati a 7-8 tipi, ma con questo ho dei colleghi che fanno 13-14 tipi di panettoni. Quindi noi cerchiamo di lavorare comunque sempre nel classico, cioè abbiamo un panettone al cioccolato che deriva un po' dalla nostra torta a sette veli, tanti anni che propongo anche il panettone salato, penso 5-6 anni, realizzato con la mortadella di Prato. Dove possiamo cerchiamo di rappresentare il territorio. Grazie Luca. Ciao, grazie a te. No, grazie a te per avermi ospitato. Quanto ha influito l'inflazione sul costo del panettone? Allora, io e come tanti altri miei colleghi che ci siamo confrontati con il periodo che è stato a Prato, anche l'alluvione, io ho mantenuto il prezzo dell'anno scorso. Lo so che i prezzi sono aumentati delle materie prime, la costa costo della manodopera è aumentato, però ho detto è un prodotto che deve ripagare il cliente che ci viene tutto l'anno. Che mi fa piacere anche sottolinearlo, perché è bene passare il Natale a una certa serenità. E allora viva il panettone artigianale classico made in Prato. Direi viva, viva, sempre viva. Io tutti i giorni che li cuocio una fettina me la mangio sempre, sicché grazie di tutto.